Buongiorno, eccoci a una nuova recensione scarpa e questa volta parliamo di una scarpa che ho amato moltissimo. Vi confesso che è la mia scarpa d'allenamento degli ultimi 2 o 3 mesi. Cosa posso dirvi per introdurvela? Allora, è molto leggera, molto protettiva, molto comoda, ha un drop basso, ma non zero, e ancora iperstabile. Vi presento la New Balance Fresh Foam X More versione 4, usata, giusto per dire che la sto usando veramente tanto. Andiamo alla recensione. Quando vi dico che le scarpe le uso tanto prima di recensirle, soprattutto se mi piacciono, è vero. Ve la mostro. Come potete vedere, è un po' usurata, ma si capisce molto bene. Eccola qua, giriamola. Vediamo anche il profilo largo della intersuola. Allora, per prima cosa parliamo del materiale con cui è fatta l'intersuola di questa New Balance. Il Fresh Foam X è una schiuma particolarmente leggera con una buona risposta reattiva, cioè riesce a coniugare la leggerezza con un bel rimbalzo, per cui è una schiuma particolarmente ammortizzata. Come vedete in questa scarpa ce n'è quasi una a muso, che abuso però non è, perché a vederla dall'esterno potete pensare che sia una scarpa particolarmente ciabattona e pesante. Invece voglio dirvi che nel numero 8 americano, quindi il 25 centimetri, che è il mio numero, pesa ben 263 grammi pesati con il mio bilancino, quindi non scritti solo su carta, pesati con il mio bilancino. Anche perché vi sembra, ovviamente, come ho già detto nelle ultime recensioni, perché adesso si usa particolarmente questa tecnica, vi sembra molto alta l'intersuola perché in realtà è fatta in questa forma qua, concava, proprio perché nel punto del centropiede risale sul piede per avvolgerlo meglio e dargli stabilità, cosa molto utile quando si hanno queste schiume particolarmente morbide, perché se no il rischio è che il piede faccia troppo questo movimento e esca fuori dalla suola. Benché, come potete vedere dal profilo frontale e da dietro, è fatta con queste leggere minigonne che fanno sì da allargare la superficie d'appoggio. Veniamo al sotto. Che mi spiace che sia un po' usato così, forse avrei dovuto fare la recensione prima, però secondo me sono meglio fatte quando la scarpa è veramente rodata, anche perché possiamo parlare di durata. Come vedete, la suola che è fatta in questa gomma qui, grigio chiaro, e nella parte posteriore con una gomma un po' più spessa e un po' più resistente, lascia scoperta l'intersuola solo nello scarico, centrale del tallone ed è particolarmente larga. Vedete i punti di abrasione? Questa è una scarpa che ha ad oggi circa 400 km. Come vedete, la suola protegge molto bene l'intersuola, che non viene praticamente intaccata e toccata, per mantenere l'ammortizzazione più valida possibile. Il drop di questa scarpa è un drop 4 mm, quindi decisamente basso, con questa forma a rocker molto accentuata. Vi ricordate le ultime recensioni? Vi ricordate anche della altra Via Olympus? Notate similitudini? Intersuole alte, drop bassi, rocker molto accentuato. In questo caso però abbiamo una scarpa che flette abbastanza sull'avampiede e quindi permette di essere anche
abbastanza reattiva e rispondente a chi, come me, cerca, almeno cerca, di lavorare bene di piede. Quindi non è una scarpa anestetizzante, ma che permette di lavorare bene di punta. Dal punto di vista della vestibilità, come forse potete notare, questa scarpa ha un profilo della tomaia abbastanza stretto e avvolgente. Questo per darle ancora maggiore tenuta in laterale. Conchiglia tallonare media con questo profilo fatto a V a linguetta sul tendine d'Achille per non andare a importunare appunto il tendine d'Achille. Linguetta che forse si vede, forse no, vediamo se riesco a farvelo percepire, se no ve lo racconto e basta, è fatta asimmetrica. Ciò vuol dire che verso l'interno è leggermente più corta e verso l'esterno è leggermente più lunga. Questo perché mantiene in questo modo il malleolo ben scoperto. Quindi vi ho detto tutto, drop 4, stack alto, non lo conosco di preciso, ma è decisamente alto, sarà un 30 mm circa. Drop 4 mm, peso 263 grammi nel numero americano. Vi ho detto tutto quello che è il tecnico, sono stata anche molto lunga, andiamo alle mie opinioni e le considerazioni di pancia. Come vi ho anticipato, è una scarpa che ho amato tantissimo. La uso praticamente per tutti gli allenamenti, tranne, ma forse per mio sfizio, quelli un pochino più veloci, dove prediligo scarpe con uno stack un pochino più basso e volendo ogni tanto anche mi lascio andare alla piastra in carbonio, perché è comunque abbastanza divertente, anche se io ne faccio un utilizzo moderato. Questa scarpa qua mi è piaciuta particolarmente perché ha è iperprotettiva e stabile, quindi anche sui lunghi lenti mi permette di stare tranquilla, cosa che è particolarmente importante, soprattutto se non avete come me più 20 anni. Però vi devo dire che mi piace e mi è piaciuta tantissimo anche sugli allenamenti con variazioni di ritmo e variazioni abbastanza veloci, perché innanzitutto il Fresh Foam X è una mescola, una schiuma, un materiale eccezionale perché ha un bellissimo effetto rimbalzo, per cui pur essendo molto morbido e confortevole e protettivo, riesce a rispondere molto bene alla variazione di velocità e quindi a rimbalzare, avere un bel effetto rebound. In più, come vi ho detto prima, questa non è una scarpa particolarmente rigida, mantiene una certa flessibilità, soprattutto in avampiede, per cui permette di lavorare piuttosto bene in punta e quindi anche di spingere. Potete, a mio avviso, utilizzarla, come vi dicevo, anche nei lavori veloci. Certo è che non è una scarpa nata soprattutto per la velocità. È una di quelle scarpe che chiamerei super trainer perché permette di allenarsi in qualsiasi condizione. Un runner può avere questa scarpa per tutti gli allenamenti e poi una scarpa da gara. Questo è un consiglio perché adesso ultimamente con la particolarizzazione delle scarpe tendiamo a voler avere una scarpa per qualsiasi tipo di lavoro. Questa scarpa qua nell'allenamento vi permette di fare praticamente tutto. Per chi è, devo dire che io la consiglierei veramente a tutti voi, ma soprattutto a chi cerca una scarpa protettiva, ammortizzata, leggera e quindi gli piace la leggerezza perché questa non è una scarpa che pesa tantissimo, ma vuole protezione e anche a chi non pesa pochissimo. La durata, come abbiamo visto, a mio avviso è molto buona, è una scarpa che può arrivare serenamente tra i 600 e i 700 km, che al giorno d'oggi è un gran risultato. Che dirvi? Il prezzo oggi la trovate intorno ai 100-110 euro scontata, quindi approfittate dei saldi. Vi saluto con questo. La prossima scarpa non so ancora cosa sarà, non è vero, lo so. Vi prometto che parliamo anche di velocità. Ciao!